Buongiorno, quella che mi si è presentata oggi è una situazione che potrei paragonare a quando quelle rare volte vado a farmi un giretto in centro città e dalle vetrine delle pasticcerie vedo la torta della nonna, che per un diabetico come me non sarebbe il massimo. Però ogni tanto uno strappo alla regola si può fare. Tranquilli, più tardi capirete. Se anche tu decidessi di fare uno strappo alla regola, iscriviti a sto canale. Thank you.
Non ne ero sicuro, ma ne è valsa la pena.
adesso lo porto laggiù in retromarcia perché qui non ho il posto per girarmi e qui in mezzo al sentiero non mi sembra il caso di lasciarlo. La situazione alla quale mi riferivo era che la settimana scorsa ho prestato il generatore a un mio amico e quindi dalla casera ho dovuto caricarlo sul quad, portarlo sulla strada e metterlo in macchina e poi ieri me l'ha portato indietro e quindi da casa mia, caricato sulla macchina, portato qua sulla casera bassa, sulla baita bassa e mi sono detto è inutile che lo carico di nuovo sul quad, che lo porto qua sotto. Una volta che lo carico lo porto su. O no. Ecco, lo strappo alla regola era che avevo detto che la strada era finita ma non praticabile, che avrei preferito aspettare un po' di mesi. In verità ne è passato un mese e mezzo ed è andato tutto bene, molto bene. Il generatore è qua, funziona. E vi dirò, forse questo strappo alla regola è stato migliore che mangiare una torta della nonna. Devo andare perché devo caricare un rimorchio di legna da ardere, portarlo a casa, scaricarlo e poi tagliare anche l'erba. Mi ci vorrebbero giornate da 72 ore. E non è detto che basterebbero. Iscriviti.